sappiamo che non l'avete preparata, dovete seguire la divisione che vi dà Peppe, e quindi siamo tutti consapevoli del fatto che è una prova difficile, eh? Lo siamo assolutamente. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Prima la verità, senza serietà. Forse niente. Forse troppo insoddisfatta. Segui il mondo ciecamente. Quando l'amore cambia, lei pure cambia continuamente, come può lei si consolare? E per non far sì che la mia mente si perda in congetture, in paure, non era facile, Stasio, ai tempi tuoi non le abbiamo mai fatte, no, cioè, immagino quanto sia difficile. Io spesso mi metto un po' nei loro panni, no? Immagino quanto sia difficile capire al momento la ripartizione del testo, no? Di chi deve cantare cosa. E sono stati bravi tutti e due, complimenti ragazzi. è difficile però, eh. Allora, ci sono delle difficoltà oggettive legate proprio alla fisica del suono, degli armonici, perché l'ingresso al ritornello, se non lo fai collegandoti alla frase precedente, quella nota non esiste nell'accordo che in quel momento hai nelle orecchie. Infatti, il re naturale, la prima volta suo, e di Alberto la seconda volta, era altamente impreciso. Ma questo Lui lo dice con non... soddisfazione un po', eh? Cioè, No, volevo come ti ho messo, spiegarlo. cioè, ti ho fatto fare questo? Hai visto? Sì, no, allora Un po' diciamo sadico loro come sono, no, loro se la sono atteggiamento. cavata bene, Qualcosa. però volevo far vedere come, voglio dire, dietro una semplice canzone può esistere,
una reale difficoltà. A volte noi tendiamo a banalizzare il lavoro che loro fanno, invece loro ecco a cosa serve un insegnante, cosa serve una guida nei momenti in cui loro studiano. Va bene. Allora, sì, chiudiamo il televoto. Beppe torna su. E voi avete finito la gara, quindi noi togliamo l'aste. Fabio, vieni qui con tutta la tua squadra, Vittorio, anche tu.